77! Le cosse e le femmine! 81! Nucao è tutt'uno! Che è? 32! Ci ci ha lessati a tutti e due! Ecco, si sono morti tedeschi! Sopra sta cartella, sì. Questa teniamo! 8! Asino cotto! 23! Ah, ma allora lo fa apposta! Ebbene, lo tengo! Ma mica tutti gli può tenere! E poi guarda, ecco, con sta cartella solamente già ci fanno tutte queste mosse! E tu vieni a meno che ci sono 50 linee la cartella! E hanno passato costino 25! Sì. Mo 50! Da mo che costino 50? Tu mo ci sta a fa caso! Eh beh, certo, quando che si tratta dei soldi, tu te sempre ragione! Comunque, ci mucina il tuo Enru, mutete! E chiami i numeri buoni, no, quelli che non tengo. E che te ne sei smucinà? I cavoli, ma che vuoi smucinà? Gli tuoi buletti, no? Chiamo, forza, chiamo un numero buono. Se mi ci sei che ti serve, facciamo una frega prima. Pegliambo? Allora, pegliambo, me sei 12 e 27. Solo? E 72 per gli eterno. 33. Pure senza gli anni di Cristo non ci faccia niente. Le parea. 80. 80. 80. Ecco è. Ecco è. Ecco 80. 80. 80. Se. La cagina canta. Se. Senza un paleo di... Se tenete yoga yoga. Se non la stiamo perde tutto e non se ne parla più. Vediamo yoga. Chiama, chiama. E non rifà la cellosa come sempre. Certo che a te lo yoga è proprio nervosissimo. Ma c'è me. Tu. Uno. Uno! Uno! Uno ancora non esce! Dai, a te uno! Ma non mi scinto che erano tu! Sì, ma uno è uscito! Uno ancora non esce! Sì, io me! Mo è uscito 80, no? E se esce pure 17, t'ho fatto ampo! Te metti me! Uno! E te fai ampo! E tu per fai uterno! Guarda che tu è uscito! Uffa, lo taccio! Uno! Ora anche te! Uno, uno, uno. Undici. Leonì, uno, io numero uno. Io primo, io te presente, quello con la zampetta, io sa. Vabbè, non me lo potesse subito pure tu, sai che so io. Poi mette magno, basta, io me ne rimaglio alla casa a me. Che pure se lo costengo solo, almeno non litigo con nessuno. Ah, sì? Sì. E allora ne cacciano 50 lire della cartella. Come? Ma non erano 25. Gli hanno passato, moda 50. Beh, io non le tengo. Guarda che mi sa che non me le ci provituate. Come sapevi a dire che non te le sto? Io non le tengo, brutta bucciarda, lengua sozza, che hanno giù. A che caccia le 50 lire, che se no mi chiamano gli lupini a tutti. Sta brutta ladra, bucciarda, vingata, che hanno giù. Bella amica, Ma se voi sapete che succede? Questa. Tutti gli giorni la stessa storia. Due creature, mi sembrete. Anzi, peggio. Senti, Indurie, va, la sede perde per ogni che può domani se ne riparla. Ma chi la va a vedere più? Sta lengua zozza. Ide certo no. E non mi vieni a chiamare la vendizio. Che così non c'è più manco se vede nessuno ci è. Va, Indurie, va. Oddio, oddio. Oddio, oddio, oddio. Oddio me, come facevo, come facevo? Esagerato, adesso, esagerato! Litichiamo tutti i santi giorni, ma te sta preoccupato. Quella fra mezz'ora sta, ecco. Oddio, Dio. Oddio, come facevo? Come facevo? Oddio, Dio, come facevo? Invece che inte le litanie, chiacchiera, parla! Ma che può parlare? È la fine! La fine! Se tu mi racconti tutto dallo principio, forse, io dico forse, ci capisco che cosa pure io, Oddio, 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 come faceva, come faceva! Come faceva! Che è successo? Sei andato un disco, sei andato. Oddio, oddio, dove mettevo le mani? Ognuno to che può. Ti ringrazio, come va a pensare che fa un momento così tragico? Se ti spieghi oddio, meglio, ci capisco che cosa, e qui c'è capace che mi posso disperare pure io. Che mamma ti sarà fregata le mutande per padre? Sì, ma quando mai? Ecco che sei il fatto ci sta solo tu. La sera quando rinri da notte allo scuro con le scarpe in mani. E sta
attento, che una delle sere di notte ti ha liscio iubito. Però è più peggio sei! E che sapessa la cagnotta era te, quella di Cretonne? Peggio, peggio! Si è mangiato un calcio avvelenato per le soffie! Più peggio, voglia! Più peggio ancora di più! Stai a fare un gioco nuovo! Tu pensa a Mandì, che è più peggio che se me fossi avvelenata con lo calcio avvelenato per le soffole! Ah, Cici, non ci stengo a capire niente! Ma che può capire, Mandì? Ecco, entra a sta casa in un manicomio. Pare che non tengono altri pentieri che gli litigano per le fesserie. Oie, è il compleanno di Christian. Vengono 30 o 44 anni. Tenemo tanto da fare. E che fanno? Giocano, si divertono. Si divertono. Cara la nora me, a te vedere tu se che divertimento. Ci sta una bella sorpresa. Ma chi sta ote non c'entro niente. Anzi, gli sono sempre stata contraria. Voi altri siete insistito. Ma che sta di questa? O me tengo mettere a strillare? Hai ragione, mutate che ti tengo il barbiere qua sotto. Andiamo, ma su, proprio oggi ce la faremo nella festa? Ma quello che dico pure gli, dopo tant'anni, proprio tu oggi, ora creatura. Chi? Christian, ora creatura di nonna. Ma tu, ci iubiti con il vestito di pizzurosa? Christian, con il pizzurosa? E con i calzettini traforati a mani e le ballerine rosa? Christian con le ballerine! Rosa! Christian, con il pizzo! Gli pizzi! Oh, prego! Rosa! Io fioco di raso! Rosa! Ruscio! Chi è Ruscio? Rosa! Anna e tu Ruscio! E le ballerine traforate! Christian con le ballerine traforate! Ma che è? Gli devo finire di dare al cielo! Non scherzare, figlio di nonna! Pure madre tu! Con le ballerine? No! Con la veste di seta blu e la camicetta pois. Ma guarda, da quadranito. Ogni, subito! E chiamiamo l'ambulanza, è meglio. Guarda, Mandì, che mamma ti sta brutta forte. Ci stanno pure le perle. Per me, oddio, quanto ci buona. Oh, ha pensato pure alla mamma degli festeggiato. Grazie, grazie. No, le perle sono di Christian. Un regalo di compleanno. Ma questo maschio, che ci da fa con le perle? Per mo me le metto gli, poi quando che se tenesse fidanzato. No, le perle se le ta mette, Christian. Guarda ma che ci buffa, eh. Beh, ma voi, Germandino, hai ragione. Ma non giocano anche io con le perle. Ma che dice sta cosa? Gli ricchini? E hai un naso, mo te ci metti pure tu. Già gli guadagni le mo sono messi mischiati, che non ci si capisce più niente del suo marchio fetto. Tutto al più uno, Anarecchia. Tu, fino a quando comandano gli, alle orecchie non dici più niente, va buona. E se non te va buona, guarda a bola, vedi quella? Quella è la porta. Oddio, io, ma Armandì, non te rappiccia sempre come un prospero. Ma stia di così, tanto per rispondere alla nonna. Mi sbaglio o è stata essa con le cotane e gli ricchini? So due ore che sta rembrascando un taccio che... Le ballerine! Come sono abbastetto tutti questi scandali che credete dalla televisione? Le ballerine sono le scarpe, si chiamano così certe scarpe! Ma perché Christian si te mette le ballerine? Oh. Che è carnevale? Ah, io mi tengo le scarpette da ginnastica. Teniamo prova certe cassette nuove che sono a bomba. La bomba casca da un momento all'altro sopra noi altri. Oh, se, mo me sono proprio stufata, eh. O parli come una persona seria o mi fanno questi di brutto. Sono le due passate e le quattro arriano che manco te ne due. Tra due ore. Oh. Tra due ore. Mamma, te la giù. Tra due ore sono le quattro. Ah, e mo che siamo fatti questa bella scoperta matematica. Volevo fa finta di niente e ricominciamo da capo. Allora, forza, ma spiegate con calma e non ci fa nervosi che stiamo tutti calmi. Sì, tengo ancora da un barbiere. Allora, te ne stiamo preparando piano. Ci sta io stereo. Mi sono io sasonà. Che ci teniamo a fare con questo piano? Un piano, una commedia. Oh, ma insomma, se cosa sapete che teniamo a fare? Teniamo a suonare, teniamo a recitare. Che a me non me ne è né di suonare né di recitare. Ma può essere che non se ne capito niente. Certo, capisci tutto tu, non, come al solito. Non tratta male mamma, Luciano. Te lo so io tante volte, per piacere, non la tratta male. Te pure una certa età, e che è? Allora, Armandino, Eufrasia. Luciana, Erman.
mondo. Ehi, chi so, la Befana? No, tu ci sempre Leontina. Ah, sì, scusate, ma se gli so Eufrasia, no? E moglie Maluciana e Armando. Figlio Cristian, chi è? Abdolomata! Chi? Sì, tu! Non me lo dici. Te lo dico invece! No, non me lo dico! Te lo dico! La Probruzia! Arri alle 4! La Probru che? Eufrasia Dolorata! Zia Eufrasia! La Probruzia dei figli tu! Oddio! Solema! Oddio, Solema! Dopo 50 anni che emozione, Solema! Oh, sì, che so capito tutto! Se so capito buono, arri alla Probruzia Eufrasia dall'America, apposta per il compleanno me. Chi lo sa se che me ne porta? So 2 ore che mi stai a sforzare per farvelo capire! Eccolo, ma tu lo senti quello che te le porta? Nu vestito di pizzu rosa, che so le 7 meraviglie, nu paro di calzettini traforati a mani, nu paro di ballerine rosa, che costano non saccio per quanti dollari, una collana di perle rosa, che costa quasi quanto un appartamento, nu paro di ricchini pure rosa di perle, che costano quasi quanto un garage, ecco, così ha scritto essa stessa. Per fa vedere a me? A me una veste di seta blu con la camicetta a pallini e le scarpe con il tacchetto dello strino. È una spilla di oro che non saccio se quanto pesa. È una burzetta di lucertola che ci mangiavamo per una settimana. Ma non c'è. E a me? A me che me ne porta Soleva? Che a me le lucertole non è che mi piacciono tanto, Allora, ma che vedi che mica ha scritto? Ha scritto che per dire la medicina. Quasi di visir di giovinezza, che va più buono di una plastica. Ma è poco. Ma una plastica alla faccia, una specie d'operazione per fatte rengovani. Certo, allora sì. Certo che all'America costa tutto, E però ad essere tutto buono. Quindi, perciò, gli sono sempre caldi. E gli sono sempre Luigina. E gli sono sempre Luigina. E muovelo bello. E gli sono Eufrasia. Quindi, perciò, i tenga fa isso, Armandino. E gli è addolorata. Oh, finalmente se ne è capito. Mamma, gli compagni, che gli racconto? Che gli racconti che stiamo a fare una festa a mascherata? No, aspetta. Gli racconta che gli è venuta la varicella, che quella se raccoglie, no? E la festa non si può fare più. Non si può fare. Ecco fatto. E come faccio, che sono quasi le 3 e stanno per via tutti? Per me ti sa che mi è venuta una bella idea. Sarria la prima volta da quando che te conosco. Armandino deve essere da te. E Luciano da Mastro. Ah, sì, e dopo? Dopo, Cristian si veste le pizzu solo per la polizia. Poi con la scusa della festa si allontana e si ricade la maschera per i compagni. Meno male che la iatta si chiama Eufrasia veramente. E a chi ti pare bello? Sto 7 anni che ci si chiama e non si è mai lamentata. Ma Zieta, che pensa Zieta che sei morato di un nome e sei alla iatta? Chiamiamola Andrea. Ma sei femmina? Ah, basta! Andrea non finisce con la A! Sì, hai ragione. Tanto zia è pure americana, che ci capisce? Andrea! Allora facciamo così. Quando che ci sta zia Eufrasia la chiamiamo Andrea. Quando che siamo soli la chiamiamo Eufrasia. Forse è meglio che ci scriviamo un nome. Oramai non facciamo più a tempo. Ma almeno delle cose più essenziali. E io va pagando. Guardate che qui io parla, qui io dice tutto. Questa è l'occasione buona per farci un brodo. Qui io manco per l'angioso, sì. Qui io so che pignuto disgraziato che sta fa solo la spina. Melchiorre non si tocca. Io porto sopra la soffitta, così non si incontra con quella cosa, loco, con la pru. Mi raccomando, Armandì, chiudi bene porte e finestre, che qui è capace che renderanno meglio. No. Con tutte quelle zozzerie che gli siete imparato. Allora, gli Luciana tenga fa Armandino. Tu arma sci la nipote Eufrasia. Ti potresti mettere la parrucca a me. E sci, e gli piri alle cosse, chi lo sa, do gli strigo. Ti metti le calzette elastiche perché te le vene varicose. Che schifezza di femmina. Speriamo che siano come un begalina, se no. E la barba, e gli piri alle raccia. Porti le maniche longhe perché sei di fritto. Ma che stagite oggi fanno un gallo che è le reme. E scipigliato freddo da piccola. Allora, ricapitoletto. Cristian è addolorata.
la propria nipotina. Eufrasia, la Iatta e Andrea. Andrea. Mi pare che non mi sono scordata di nessuno, no, 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 no. Io quadro! Ma di che quadro sta parlando? La fotografia di figlie, dagli ingrandimenti. Ah. È pieno di buci. Me ci allineo con i fucili a pallini, che non se lo ricordate? Dicevo che la siamo portata agli restauratori, che ce la partiamo tutti gli anni per fare la repulita. Sì, gli facciamo fare una bella plastica, eh? Ma no, zitti tutti. Diedesi a cagnà e che ognuno se ricordesse chi è. Beh, che Dio ce la mandi in buona. Quindi, dunque, Percione e Gisa Sabellumina. Oddio no, certo, ma chi vuole essere Pasquale? Ma non ce l'amo. Ma chi? Pasquale, io voglio di fare una frase addolorata. Non complica ancora di più le cose, che non ce ne sta bisogno. Moglie, ma Luciano, Lucina, voleva dire che tu ci nonna Leondina come sempre. Sì, e Luciana chi è? Ma so gli. Ma come, mi sta a dargli i numeri pure tu, no? Ma... Tu sei Luciana? Sì, io sono Luciana, ma però so isso Armandino. Ma allora Luciana chi è? Non ci sta più! Sparita, morta! Te piacesse, eh? Ci sta solo Armandino che è Eufra, Luciana che è Armando e Cristian che è addolorata. Ma no, poi ci stanno Leontina, Luciana, Carmine e Andrea. Andrea, la Iatta, Eufrasia. E scegli, siamo cagnato nove per rispetto, no? Certo che è più bello, Andrea. Ma essa che ne pensa? La profruzieta. No, la Iatta. Che ne sapevo? E sì, mo ce ne siamo sta pure a preoccupare quello che pensa la Iatta. Piuttosto, è lesto, andiamoci a cagnare, che se no non facciamo più a tempo, andiamo. Oddio, vedremo che va tutto quanto bello buono, mamma. Le bugie tengono le cose corte, ricordatevelo. Eufrasia, Leontina, siamo Leontina. Ah, io sono Carmine. Tanto piacere, io sono Leontina, mamma mia. No, ci sono Carmine, tu c'è Leontina e moglie e Luigi. Sposata Filomena, come te lo sembra raccomandato tu, e come ci fermano di mia dea una figlia femmina. Oh, ma non ricominciare con questa storia, tengo un maschio e sto contento così. Armandino è sempre stato un figlio d'oro. Ma Luciana non è Armandino, allora è una figlia d'oro. Ma che c'entra per voi? Ma lo parla, non è Armandino. Oddio. Allora, io so Carmine, tu sei Leontina, moglie per Luigina. Armandino e Luciana. No, Luciana e Armandino. Ah, giusto, giusto. Luciana e Armandino. Armandino e Eufrasia. Eufrasia è... Eufrasia è la Iatta. E questo lo saccio. Eufrasia è Andrea e Cristian è addolorata. Iso addolorata. Iso addolorata. Cristian è addolorata. Iso addolorata, ma se poi venite sbagliato, lo sai che le bugie tengono le cose corte. Ma perché tu le droghe? Questo ignorante è materiale. Io mi preoccupo per voi, anni, lo avete capito? Se Sorema scopre tutti gli imbecci che siete combinato, si ripiglia tutto, pure la plastica! E siamo combinati! Tu non c'è niente! Tu sei più colpevole di noi altri! Io sono vecchia, non faccio niente e non voglio sapere niente! E tu sei vecchia solo quando mette pare a te! Sono vecchia! Ci stava proprio tu, avevi una bella idea! Sorema è tanto ricca! Non dai nessuno! I marito gli sta morto, i parenti più prossimi non gli dè. Scrivimogli che è nata una bella pronipotina e la siamo chiamata con il nome sé. Una bella femminuccia, così la riempie dei regali e gli lascia che cosa quando se muore. Tanto l'America sta così lontana, essa quando se ne accorge. E Armandino si chiama Eufrasia, solo per la pronunzia d'America. Quando che dopo tanti anni nascette io figlio di Armandino, la stessa storia. Scriveva alla sia che è nata una bella pronipotina e la siamo chiamata addolorata. Tanto oramai la sia è vecchia, lo vedi che manco scrive più, rimanna solo dollari. La facevo pure contenta la povera cristiana che sta sola. E mo la povera cristiana sta ecco all'Aquila per conoscere la pru e la pru pru. Mo come faceva? A dove mettevo le mani? Su, che tutto sa giusta. Basta che ognuno si ricorda quello che t'ha fatto. E di chi è? E già pare che mi confondo. Tu c'è Carmine. E lo sa, c'è tu c'è Filomena. Filomena chi, eh?
Brutto rattuso disgraziato! Ancora sta a pensare a quella sciuetta la seccardina, eh? No, tu sei Luigina! Io stai a vedere se sei a mia parte! Ringrazia Gesù Cristo che teniamo salva sta situazione! Specie per quella buona creatura di Cristian, che se no! Ma che te gridi? Ecco sotto, non ci piove! Domani te magno! Basta! Basta che io non la faccio più, tengo tutto quanto quella cozza, ecco! Allora, Cristian è addolorata. Io sono disgraziata. Non c'è meglio nipote, meglio morire del nipote con la mia. Mamma santa, che mi devo fare? Oddio. Scusate se mi impiccio, ma se la corruzione rimane all'Aquila per qualche giorno, come facciamo? Mica può essere che è venuta all'Italia dopo tutto il suo sorte viaggio solo per il compleanno me. Mica ci potevo mascherare per 2 o 3 settimane. Cristian ne te ragione. Mi sta tanto che ne tenevo penso un'altra. E mi sta tanto che non faceva tempo. Questa deve essere essa. Listo, Cristian, vado con l'acqua e vedi quello che ti fa. E chiudi i nastri che entrano le mosche. Allora, fermi tutti. Cristian è addolorato. Io sono disgraziata. Non c'ha nessuno parito di nipote per mattino. Odio le cose. La iatta non ci sta e non la posso chiamare Eufrasia, ma pure se la chiama Andrea essa non me la risponde. Dove la quale essa non si ci chiama? Good morning! Buongiorno! Finalmente vi conosco a tutti! Tu essere my sister Liundina, giusto? Sono tua sorella Leontina, no tua sister. Giusto? Ma come giusto? Tu non essere sicura chi è Leontina? Ma come no? Io sono sicura. È che solo dopo tanti anni che non ci vediamo, sorellona bella. Ma tu ci... Sei sicura che non ci torno scolorita? Oddio, no, ci manchesse solo questo. Io sono sana come un pesce. Pesce. Mare Italia. Non c'è la pena, ma perché ti cuci in mezzo la pelliccia? Perché i ceri che all'Aquila fa caldo, no, ma mica fa tanto caldo. Ma tu essere Carmen, eh? Sì, so Carmine con la E. Carmen! Vieni, ma siete bella me! Abbracci tuo zio! E tu essere Luigina, nipote mio caro! Luigina, tua nipote! Ok, ho capito, mica sorda, Luigino! Nipotino cari, e a dove a stare allocati la pru e la pru nipotina? Insomma, quando è che io vedere Eufrasia e addolorata? Stanno allocate nella stanza, ma vengono subito. E stanno a preparare una bella sorpresa! Buoni, good! Io qui c'ho Balisha. Con i regali per esse, io non vedi allora di vedere come stare con vestiti americani. Per buoni dettagli. A tu, cari sorella, mi ha detto che addolorati e alti e magri. Spero che ballerine che io sa portato dall'America gli vanno buoni. E quanto porta dei piedi, dei fit dei piedi, insomma? Porta 45! Oh my God! 45 pollicioni! E come mai così lungo piede? Come mai così lungo piede? Così lungo piede, sì.
è che avete papile, è umido, è roba. È segno che crescere ancora. A dove sta allocata la pruniputina Eufrasia? Si sta con la barba. Oh my God! Oh my God! Eufrasia tieni barba! Ma no, sì, mamma, questa è del dupiruccio sopra un leo, ecco, appena tu. Neon, it's cute, meraviglious, wonderful, assai, the quill elettrico. Babbo, sì, maglielo con là, vai a portargli i vestiti a Eufrasia dolorata. Bravi, mi raccomando. Bravi. Io aspettavi con ansietza la pru e la pru pru. Eccoci qua. Cara zia Eufrasia addolorata. Ah, caro Camen, tu chiami me come all'America, ok? Eufred! Cara zia Eufredda! Ah, caro Camen! E allora, come va il tuo business, il tuo lavoro? Ah, io lavoro, ringraziamo Dio. Oh, okay. Ma il business, sì. Oh. Mencenne, un dolore. Ecco, vedete che sta pizzo. A voi a mettere pomata. Ma queste sono le morroide, sicuro. Cara sorella Leondina, ma come mai che tu non hai più scritto a tua sorella? Bella, ma ci siamo fatti delle chiarelle, no? Guarda, io porto pure gli occhiali, non ci vedo più tanto buono come una volta, no? Però faccio scrivere a Cristian. Chi essere Cristian? Chi? Cristian. Tu, Momo, ha detto Cristian. Io ho detto Cristian? Yes, Cristian. Cristian? Chi è essere Cristian? Chi è essere Cristian? Cristian è la iatta. Ma che dici, mammina? La iatta si chiama Andrea. Oddio, che cosa è vero quando sono stupida, davvero, hai ragione. E allora Cristian? Ma chi è questo Cristian che voi mai mi ha induato a me? Sì, Cristian! Cristian! Oh my God! Cane che scrive! Ma no, sì, mamma vuole dire Cristian avere te, Lucane! Ha capito? Ok, Cristian Tenocani, ma chi essere Cristian? Cristian essere un guardano che abita alla casa appresso. Che poi è morta pure la mamma. Buoni, good. Io ho sempre adorato cani, E come si chiama? È Pasquale. Come? Mio primo marito! No, non piangi, sì, mamma, voleva dire che era schiato, voleva dire che Pasquale è il padre di Cristian. Ma il padre di Cristian si chiama Armando. E allora Pasquale sarà il nonno. Guarda che padre, si chiama il giorno. Ok, stanno litigato, ok? Tanto, io ho sempre fatto una frega confusione con il nome. Io non ho mai ricordato i nomi, ma anche tuo marito si chiamava Anselmo. Ah, lo dici che pure Giore, ma te lo ricorda. Ok. Non parliamo più di Cristian e di sua mamma morta, ok? Ok. Parliamo di noi, di nostra family. Vado. Allora, cari sorella, vieni, ecco. Mi sono fatta la plastica. Guarda. Qui si sa per la mamma di Cristian. Ma quanto sono belli, no? Ma tu chi sì? La piede di colonnella? Sì, sono azzurra. I fiori gli mancano.
prima la mamma. Ah, povera, povera femmina. Oh, Dio, ma chi, mamma? Ah, no, tua mamma. Mamma Christian. Perché sta male? Ah, oh, no. Morta. Oddio, ma qual è successo? Ah, povero Christian. Oh, no, non ti sta preoccupare. Noi abbiamo che ne pensare alla festa. Ma come, se fa ancora? E Christian? Ah, io no. Credi che il souvenir, forse manda suo dog, suo cano. Ma se Christian te solo la yacht. Eh sì, ma... sì, Andrea. Io veramente sapevo che si chiama Eufrasia. Ma che dici, azzurrina? La zia, ecco, si chiama Eufrasia. La yacht si chiama Andrea. Ah, sì, giusto. Tengo che si è fatta un po' più confusione. Io voglio la collare a posto di stereo che l'ero promesso a Christian. Brava, brava, va che a povera nel pure stare con bagni vostri, va. Un signore. Allora, forse. A dove eravamo rimasti? E voi, come state voi? Quasi tutti buoni, okay. Grazie. Ma che sta a dire? Armandino ha tenuto l'influenza. Armandino? Marito di pru nipotina Eufrasia. Brava, sì, sì. Armando e io marito di Eufrasia. Oh, okay. Luciano, sì. Armando. Ah, non è Luciano. No, però Armando, e non me un sa. Che dicito voi di Luciano, eh? Essere altro baby di addolorata e di Luciana? Io non ho mai sentito, forse che era nato altro baby, eh? No, per carità, tengono solo addolorata. Luciano non c'entra niente. E questa mamma è... mamma della prostata non ti è male. E allora mi fa male e spalla. Quando che sono nato io era indeciso se chiamarmi Carmine o Luciano. Poverina ma sister Leondina, mi sa che tu stai malata, ma io ho portato medicina che fa miracoli. E questo te ne stiamo bisogno. Signore Dio, quanta gente! No, ci voglio! Sorelle, vieni! Vengo! Questo è Riccioni, Riccioni, mio segretario! Ho scusato se tarda a entrare, ma io se pigliava la mia big valigia in droaglio taxi. Charmy, questi essere parenti miei, parenti d'italiani, ok? Everybody, I'm Johnny. Johnny. Scusate, io non tanto capisco. Mio nonno, mio grandfather era abruzzese, e pure mia nonna. Tanto è piaciuto venire ecco all'Aquila. Molti, tanti sequi. Grazie, ma gli esegui sono tutti i vostri. E voi che pensate the United States of America? Che penso? Penso che sono rossi. Come rossi? Noi no rossi, noi blu, democrats, democratici. Ah, non dicevo russi, dicevo rossi, per dicere, come dà da dire, per dire grando. L'America è grande. Ah, tu hai detto giusto, nell'America è tutto big, tutto grando. Allora, Riccioni, presi tutto, valigia, preso tutto, valigia, tutto quanto. Ok, cappelliera, pigliate, cappelliera. Right. Chi è? Sto qui nella pasticceria, che vuole la signora Luciana. Beh, ma la chiamate, aspetta. Ma chi? Luciana. Luciana, la cameriera, ma mutete. Ma vuole la cameriera, da quando la teniamo? Da stamattina. Da stamattina per aiutare Eufrasia per il ricevimento per la festa d'addolorata. Ah, bravo, bravi, Ficciuti buoni a chiamare aiutato, Paghi tutti io spesi, Paghi pantaloni, Muti, dai aspetti. Vai, ma
questa non l'avevamo provata. Poverina, ma esiste lì un staria davvero malata. Mi sa tanto che ci vuole che la mia medicina non abbasti, eh? Ah, no. Ci vuole scienziate specialistico. Ma no, sì, non serve un scienziato. È già venuto il veterinario. Ha detto che sta buona. Ha detto che è un po' agitata, ma è emozionata la cristiana. Per tutti questi anni non ha fatto altro che pensa a te. Ah. Se pensate, non la vedete più ormai. Come sono carini, a vero, Tony? Absolutely, molto wonderful assai. Oh, yes. Buongiorno, mi scusi, no, con permesso. Ah, lei è Luciana, cambolieri, eh? Speriamo, bravi, che io dare in mancia. Dopo, sì. Vedevo prima se come va. Ok. Scusate, ti voglio lo con la preparata. Con permesso. Ah, bravi. Bravi Luciana, Bravi, io mancia dopo. Dare mancia, capito? Scusa, bella, parla poco italiano. Ma no, e grazie, ma non servire. Ah, e allora niente mancia. E fregate te. Perché? Perché? Servire in un giorno così speciali. Lo voce forte. Speciali. Vicini speciali. Ok, wonderful. Ma, metti che cosa da bere solo nel giorno. No, grazie, no. Ma chi fare la pru nipotini che trichino così tante, eh? Non ti preoccupare, saranno per vivi, ma pure ciole per vestire. Che si dici? Non porti dei mari. Buongiorno, questi sono per la mamma di Christian. Ah, e perché porti fiori, ecco? Per Christian, anzi per la mamma. Ah, e perché porti, ecco? Christian non abita, ecco. È vero, Leondino? Va, che poi ci sta pure la compagnuccia te, va. Ah, mamma Christian è morta. Oh yeah, she's dead. She's pushing up daisies. Spigna Margherita. Lui ha rimasto solo col suo dog, con suo cano. Sì, ho capito, ma tutto questo quando è successo? Christian non ci ha detto niente. Buona signora Luciana. Come Luciana? Camboriera? Ma allora non morti, buoni. Ma allora, se è morta o non si è morta? Lei non morta, lei servile. Io non capire. Buongiorno. Chi è? Qui ci so per la signora Luciana, eh? Forse si è morta. Chi? Eufrasia. No! Io viva, viva! Ma io parlo della gatta, Eufrasia. La gatta si chiama Andrea ed è viva! Viva! Micio! Gesù Cristo, me aiutaci tu! Micio! Guarda, signora Leondì, che la gatta di Christian si chiama Andrea, Ma può essere che non se la ricorda! Sì, ci siamo fatte tante di quelle risate quando ci disse se come l'eravate chiamata, Eufrasia! Ma ti rendi conto? Mi stanno a fare confondi pure a me, Eufrasia! Ma ci pensi che sorte come me? Sì, però questi stanno a dire che forse si è morta la mamma di Christian. Se è morta la mamma di Cristo. E la signora Luciana. Ma come la signora Luciana? Eufrasia? Presto, Eufrat stare male, prendere sali e aceti. Io non ci stare a capire niente. Oddio, io stare per svenire. Oh my God, mamma Christian è morta. Ma suo dog scrivi ancora, eh? Christian essere a 4 anni che abitare vicino, ma tutti fiori e cioccolatini portare ecco alla mia famiglia. Christian è 4 anni che Luciana morta, ma non morti bene, e continuare a servire, ma cosa stare a
capito, ma non pare che facevo. Potete pigliare i fiori cioccolatini e li portate a Luciana. Ma gli vanno? Ma non si è morta. Allora portate alla mamma di Eufrasia. Portate qui a chi le pare. Ma non si è morta di parte. Oddio me! Allora ecco, qui prima ci essere suo ghost. Oddio, e questo ma chi è? Suo fantasma. Fantasma. Ma Luciano. Morta! Ehi, l'hai fatto quando la sei Eufrasia? La sei mai levata agli altri? Oddio, oddio, oddio! Io mi senti male! Oddio, gli cori! Parasole! Oddio, Lucciola! Oddio, io vegeto! Good night! Tutti che? Good night, vuole dire buonanotte! Buonanotte, sì, buonanotte! E cosa sono? E tu balla! E io mo ballo! Via la cito! Via la cito! Via un po' sale! Io non poche sale! Chiama solo! Chiama solo! Sì. Chiama! Bella! Ma chiama Luggina! Ma insomma! Ma che cosa bellissima che tengo fa! La porta sta aperta, ma entro non ci sta anima viva. Che facevo? Aspettevo. No, allora ci ho capito. Tu la pigli per le cosse. Salve, tu. Ma tu lo sai se quante ne so brigate io? No, perché è la prima volta. Allora, io la piglio sotto le scelle e tu per le cosse. Sì, va buona, ma se me se ne casca. La recugli e la stinni, no? Ma la stendo, a tu. Sopra aiuta Olino, a tu la stendo e farai un barco. E dopo? E dopo. Uè, ma può essere che te la ingaisce tutto io? Ma no, te lo so detto che è la prima volta per me. Tu lascia fammi, tu guarda. Fatica e impara. So capito, chi guardo, tu fatichi e chi imparo. Non so capito tanto buono. Comunque procediamo con tatto e circospezione. Scusa, ma se stiamo soli io e te? E me? Tu mo ci stiamo a procedere a questare tu. Non gli mette magno, state zitto. A sti momenti una parola è troppa e tu so poche. Silenzio assoluto. Pezzo! Lorenzo! C'è finito! Che te puzzi spiata! Ma ci mettiamo pure io camorra! Che scicciso! Ah. So fatto! Lo devo incolezzare! Ma sono sequestrato! Essere lo stesso! Voi italiani, rapatori, tupisti! Io sempre non volevo venire all'Italia! Ndranghetari, marfusi, sdelinguiti! Ah, ma io chiamare polizia! Pronti polizia! Ecus, finestra una donna! Sequestrano! Rabano, insomma, come si dice! Voi avete a venire subito, ecco! Come? Non capisco! I'm American, sono americano! No, non so scemo, sono americano davvero! Address, che indirizzito essere questo? Dire la verità, brutto schifato delinquente! Via 1008! Pronti polizia? Indirizzito è via Bolotto! Come? More ripeto, via Polotto, capito mo? All right, voi fare presto, chi tengo fermo rapatori, però tengo fifa. E guarda posto che ecco, ci sta l'equivoco. Non interessa me chi c'è. Ci sta un errore, non gli altri ci hanno andato, ecco, a indirizzo. Killers, killers, chi è il vostro mandante? Ah, mandante move police che scoprisce subito, e faccio chiudere Alcatraz. Ah, ma che Alcatraz è
dicendo, ecco, Gianni, eh? Ma come sapeva che c'è lì tu ci? La conosci, la festa! Ah, è per la pora signora? No, no, è per nepotimo. E Cristiano? È contento! È contento, sì! Oramai siamo tutti contenti! È la vecchia puzzera! Sì, papà, ma io ce l'ho così! Ma come ve la tenga dice? Erano anni e anni che aspettavamo il tuo momento, ma finalmente si è tutto sistemato! Ehi, che è successo? Chi sono questi due anni? Buongiorno! Ecco, vede, noi altri siamo venuti per rapare Alfred! Ah, il barbiere! No, loro voler sequestrare! E chi sta da retta? Noi altri teniamo solo... Zitto voi, io ho chiamato police, che ora viene? Ma c'è proprio tu, comunque era tutto fatto e sistemato! Già, era vecchia! Che puzzia! Ma chi? Che? La signora, no? E il salaito! La storia delle Pru e delle Pru Pru è oramai una storia vecchia che comincia a puzzare. Poi finalmente ci siamo parlato con Sora e mio frate addolorata. Ci siamo levato un bel grido da io stammo. Oh. No, ecco fatto tutto qua. Fermi tu! Oddio. E qua è a chi fa la vostra pazza. A dove stanno i delinquenti sequestratori? E soli ecco, che testa tu un puccioli. Uè, a bada come parli? A noi gli sono la luna, siamo già spiegato. Bene, bene, sputate gli usi, cantini. Chi va a mandare? L'agenzia de pompe funebri Morlacci Tulli. E chi Mortacci Tulli? E chi? Morlacci Tulli, non Mortacci Tulli. Tullio Morlacci? Io mandavo. Ma è incensurato, come ha potuto? E poi da quanto tempo è che fece il doppio gioco? Che tanto la prova, cioè. Ah, però io, modestamente, l'era capito subito. Si vedia dalla faccia, si vedia. E certo. Pure con quegli baffi. E così magari tu confermate tu. E siete scritto appunto? Scritto tutto qua. Ah sì? Gli amputati. Qui presenti. Hanno confermato. Sì. I mandanti, alias quello che gli ha mandato. Chi ha mandato? È sopra scritto Morlacci Tullio. Proprietario delle omo che omonime pompe funebri, brava persona, incensurato e coi baffi, fatta fino là. Se appunta, cancella le ultime righe che queste sono constatazioni personali. Allora, incensurato senza baffi. Allora, recapitoliamo il piacevole riassunto. Che te ne avete fatto di preciso entra a sta casa con sta povera femmina che dorme? Allora, gli la teniamo pigliare le cose e sta per le scelle. Mi teniamo venuto dall'America, ma non so che brucca me. Zitta, signor, zitta, non ostacolete il corso della giustizia. Eravamo arrivati alle scelle. Mi ci e se te ne caschia? La teniamo sterne. Per cose? Gli per le cose e sta per le scelle. Scrivi appunto, scrivi. Rapimento con aggravamento di percosse. E qua guarda commissario che questo non si è saputo spiegare. È alla prima uscita. Che cosa vuoi spiegare tu? Che cosa? Mai caso fu così chiaro, limpido, lampante. La bravura vostra, più tosto. Grazie appunto, grazie di niente complimenti. Più tosto. Procediamo con ordine ed esattezza. Dunque. Vi siete introdotti in casa di questa brava gente al fine di sequestrare la signora svenuta qui presente. A proposito, come mai ancora non siete sveglia con tutto sta muovendo? Perché? Sono stati essi, l'hanno cloroformizzata. Cloroformizzata. Ah, e no, dottore? No. È svenuta per via che era vecchia e puzzea. Anche giure, oltre che percosse. Effettivamente, dottor, l'ha detto prima la signora, ecco. Dottor, sì. Non ti preoccupare, che mo te spiego tutto io. Sì. Allora, siccome che essa sorella sì. Stia all'America e noi altri no, gli ho tenuto un figlio maschio e il suo pure. Allora, eravamo pensato di mandare a te loco all'America dove essa stava, che il figlio, essa ha tenuto un figlio maschio, che il figlio pure, e che invece erano nate femmine, per via degli dollari e dell'eredità. Ci hai capito, dottor? Veramente non molto. Eccoci, sì, allora, no. Siccome che so
ormai è arrivato all'improvviso dall'America per farci una bella approfittata dopo 50 anni, tutto con questo sto Johnny, che è sì, l'amministratore di Sorema, che mo per certi fatti che mo mi pare troppo rimbolestante a spiegare. Insomma, dottore, che siamo giorno fa gli siamo tenuti a dire tutta la verità. E cioè qui erano maschi e non femmine. E te lo immaginate come siamo stati contenti noi altri. Perché dopo tanti anni la storia si era fatta vecchia e puzzea. E non potevamo chiudere nascondere la verità. Ma specialmente poiché essa era venuta apposta dall'America per conoscere la Bru e la Bru Bru. Come facciamo a continuare con la commedia? Sì, perché tu, dottor, forse ancora non ci hai capito, no? Che Armandino nostro è maschio. E si fa la barba tutte le mattine perché è ispida. È Luciana, la moglie, che è femmina. Si è capito, dottor? E già, e pure Cristian è maschio, pure se va in giro con il pizzo, ma è Cristian, mamma, sono per voi, che già se ne vedono tanti di scandalo alla televisione. Cristian non è addolorato, si è messo le perle di ricchini, ma è Cristian, il figlio dei figli Armandino, che prima era Eufrasia. Eufrasia, hai capito? Sì, dottor. Siamo raccontata a Sorema tutto il rattattuglio che siamo combinato di quello che era successo, ecco, no? Dottore me, che è successo? Che è successo? È successo che si è sentita male, se l'è cascata del botto come un filo sopra il divano, ecco, dottore. Ma noi altri, dottore, teniamo la festa, teniamo fare un compleanno, Cristian, oggi fai un compleanno! È venuto pure il dottore, ha detto che non è niente, come che l'ha chiamata? È stato uno shock. Ha detto che fra poco si risveglia, anzi, mi pare strano che ancora dorme. Questo io confermo, non gravida, solo shock. Sciocco, che sciocco, sciocco, dottor, sciocco. Andava a con questo che quando avete un giambico perché è americano. Certo. Questa è tenuto un veglio sciocco, capito? No, comunque voi confermate che è stato soltanto per cause naturali che la signora qui presente è svenuta, sì? Sì, dottor, questa moglie deve essere svegliata in un momento nato. Se tu mi da spinti, l'ho costati tu direttamente. E meno male, almeno non sei addurata da quello di stare a passi tu disgraziati, nati, cresciuti e pasciuti. Giusto, giusto. Ma torniamo a voi due. Quanto te ne avete cercato io di scatto? La cifra. La cifra. Noi altri siamo venuti a casa dei signori perché c'erano fatta una soffiata. Ah sì? Già, e mi pare giusto, no? La signora è arrivata a momo fresca fresca dall'America, da una fraga dei dollari, i parenti poi pagano. Quale occasione meglio di questa? Sì, certo, ma noi altri di tutto questo non ne sappiamo niente. Ah no? Ma Gabriele, ma come mai sta, ecco? Ah, ci è venuta quella prufru, ma guarda che non se ne parla proprio. Questa sta meglio di me e di te. Ecco la spia, io complice, tutto in casa. Scrivi, appunto, scrivi. Come ti chiami? Armando, perché? La talpa! Oddio! Ma cos'è la talpa? Non c'è come una, mamma santa! La spia che viene da dentro, complice in casa. Ma sì, ora, oramai è tutto chiaro. Ma che chiaro scuro, dottor, ma che sta a te? Questo è il Armandino nostro, è il figlio dei figli. Quello che prima si era tenuto vestita femmina, questa storia, ma se che idea che una femmina come essa, c'è capito, dottor? Mamma, da ragione, qui si è figlia a me e a Luigina, che mostrano con là. Bene, bene, altri complici, una cava di delinquenti. Qui. Sì, questo è un blotto bello e buono che facciamo una retata, dottor. Calma, calma, appunto, calma, lo vediamo. Prima di tutto, sentiamo se che tengono i gli imputati principali. Anzi, se no, appunto, fa una cosa, listo. Scrivi e blocca tutte le uscite, le finestre, le porte e che nessuno, dico nessuno, entri o esca da questa casa. Siete tutti accerchiati. Dottor, una cosa posso fare. O scrivo o blocco. Che tanto fare? Blocco. Anzi no, scrivi. Oh, bene, venite pure avanti, super. Ma
accomodatevi pure, prego. Ma là ci sta una festa. Ah, sì? E mi dispiace tanto, ma la festa è finita. Io piano è fallito. Pure se tenga riconosce che è stato molto bene architettato, vero appuntato? Io piano è fallito. Grazie a sto straniero, ecco, che ha tenuto la presenza di spirito di telefonare a Noiari e per questo Noiari siamo venuti subito, ecco. Gianni, ma come ci potuto fare una cosa simile? Proprio tu vuoi che tutto stia a posto, mo che potiamo vivere felici e contenti senza più la preoccupazione di Eufrasia. Liberi, ma come ci potuto fare questa pizzeria? Mo che finalmente ero maschio. E di Cristian pure per la Bruno, perché ci ha rovinato tutto. Sai pentire? E ha deciso di aiutare la giustizia che trionfa sempre. Io le assoluto Alfred. Un'intera famiglia di sequestratori. Tutti d'accordo per far morire in parto la porazia americana piena di dollari. Ci capite appunto? Se quando ne pensano? Se non fosse vera, sembresse proprio di una commedia. Armandino! È vero! Luciano è maschio! E fa la moglie di Issi. E buon Cristian non è addolorato, no, ma è in un quadrato. Ci capite appuntare? No. Come no? È tutto talmente così facile, semplice, elementare. Addosta, addosta che ti porti fuori accorata. Ora mi mamma, ma te la dirò proprio. Voglio vedi, hanno paura vecchia, ma come ti firmi? Si calmi. Se vuoi sapere se che può, chi c'è? Che c'è qui, ecco vento? Te lo dico subito se chi c'è? Una ladra, una ladra che se c'è riesce a chiapparla me la mangio punti che gli stinchi da rete. Sì, chi, sì, come che, ecco, ne tanti, ladri e delinquenti, tu abbasta che ci dici chi è, che ha fatto? Come si chiama e quando è successo? Te lo dico subito se, sì, come si chiama? Sì. Si chiama Leontina e è una ladra di prima categoria. E ma tanto ecco come sta la casa questa è a due scappi. Ecco sotto sta, Adesso sotto sta, ma che te piglio lo vedi che ti compiglio? Si calmi! Pagherà anche per lei, no, non si preoccupi. Intanto, appunta, scrivi. E adesso si metta pure i conti e mi raccomando, con calma. E mi dica tutto da loro in giro. Che ti sia rubato la signora Leontina. Quanto? La cifra. 50. 50. Quest'anno 50. Quella è la struzzina. E se non mi straspiccia a pagare, ho le pure gli interessi. Ah sì? Lo sa siccome è dottore. E tante le volte uno non si trova con tanti. E allora fai un buffo. Beh, essa che si piglia più degli 10%. Mica poco. Ladra e struzzina. Ci fa un po', signora, tutto quello che te pare. Ma perché si fanno prestare tutti questi soldi? E beh, quando che io chiamo, che ho te perdo. E allora... Un gioco d'azzardo a quello! E che caldi, stine, E ci grazie dei soldi, sporchi! Scrivi, appunto, scrivi. E noi siamo fatti una scoperta da promozione. Promozione? Però a me mi pare un romanzo sceneggiato a puntate. Si capivo se che faceva la vecchiarella la peggio. Dimmi signori, e le puntate quanto erano? Voglio la verità. Te lo so già io, dottor. 50 la botta. 50? Bene. 50, sì, tonne. Tonne? No, tonne. Ti spiego. Sì. Teniamo finita la partita che io chiamo tutti i giorni. Poi siamo litigati per una fesseria che manco me la ricordo. E siccome che sei cellosa, non me lo torrei agli sorti che io oramai ero puntato. Sì, signor. Fammi capire una cosa. Perché io, ecco, entro ancora non ci stanco a capire niente. Come tonne? Ma allora erano 50.000. E gli che mi credevo che erano 50 milioni tonne. Adesso. Ma quali 50.000? Ma perché ci si è pigliati, dottor? Ma allora sono milioni. Tonne, 50 milioni. Tonne, 50 lire! 50 lire! Ma io sono pensionata di quella! Io mica voglio rubare! Ma se la piglio che te conviene! Scrivi appunto a scrivi! Gli-la-cio! Anzi no, scancella tutto il regomento da capo! Va bene, su! Prima l'ambicco e poi l'accio! E se non te ne sa bastare, me la mangio, la rinforzino, la pista! Si calmi! Appunto, aiutami a raggiare questa, se no ci ci pure a noi, arriva noi! Dottor, non ce la faccio! Posso parlare che sono io padrone di casa e mi pare di tenermi diritto!
Onesto chiarire tutto l'antifatto, che una serie di cui provò ha travisato. Pari, ma te ragione. Ancora non sapevo perché stiamo ecco né per colpa di chi. Vi saccio solo che fino a ieri stavamo a festeggiare una festa di compleanno tutti insieme, sereni, eravamo una famiglia serena, unita, e invece oggi stiamo tutti sotto processo, come tanti delinquenti. E Marinde, ma te ragione, ci tenevo a spiegare tutti con calma dallo principio. Se no, ecco, non ci si capisce più niente. Brava Luciana. Ecco, dottore, mi pare che sta entrando una gabbia di pazzi. Ah, sì. Scusa, ma è proprio tu così. Dopo là, Cristian, sta a fare una festa di 18 anni, per la morra dei quadrani, tutti amici. E sì, zio Frasia, dopo il primo colpo si ripiglia, perché ha capito che stiamo fatto tutto bello bene, senza cattiveria. Gabriella, ecco, è veramente la quadrana delle pompe funebri. Una brava quadrana che lavora onestamente. Solo che qui sì, come sentono la puzza di morto, scappano per farvi male la concorrenza, no? È proprio come i Cissu, dottor. Siamo saputo che ecco se era morta una femmina. E non ce lo siamo fatto ripete due volte. Siamo arrivati di corsa per strappigliarla a noi altri e fargli il servizio funebre. Tu, Leoparimo, ci paga buoni. E che male siamo fatto? Io lavoro nostro. Ma gli da domani? Ma io a lavorare a una pompa di benzina. Mica lo sapevo che era così pericoloso a lavorare alle pompe funebri. Babbo, ma se la signora qui presente è soltanto svenuta, la morta dove sta? Ah, non c'è mai stata, dottore. Oh, era sempre per quella storia vecchia e puzzolente che sì. Ti avevo detto pure prima. Sempre per via di chitolo e di meditità, ci capito, dottore? La morta era ormai vecchia e... puzzolente. La morte e poi a qui su. Un culo c'entra in testa no. Cosa dice? La storia era vecchia, non la vecchia sia. La salma dove sta? Ma quale salma? Ecco, dottore, non ci sta nessuna salma. Se posso parlare? Sì. Luciana Sogli. Gli so la mamma di Cristian. Ma... la salma. La salma. dottore, sì? Scusa, ma ti preparo una salma? No. No, veramente no. E allora senza la salma non esiste omicidio. Questo è essere vero. Se non si trova cadavere salmoso, non ci sta colpevole, manca l'America. Allora questo è tu? Non sono venuti per sequestrare la signora, ma bensì per assicurarsi servizio funebre per la signora che tenea essere morta. E che invece non è morta. Perché sta, ecco, non si è mai morta. Non ci sta, eh? Sto qua, sì. Commissario. Sì, sì, state qua, ma non siete morta. Ma no, no, come potete constatare, sì. Non sono morta. Stengo buona. Vedo. Vediamo. Quindi perciò è stato tutto un equivoco. Ci dispiace di avervi disturbato, eppure lei ha puntato chissà quante cose tenete da fare, eh? Arrivederci e grazie. E se ci servesse ve la andiamo a richiamare una volta. No, non è così semplice come sembra, cari signori. Io per dovere devo aspettare la versione dei fatti della signora svenuta qui presente. Voi avete detto che siete svegliati da un momento all'altro, giusto? Solo essa può confermare tutto. Quindi, se non mi dispiace, aspetto. Aspettiamo. Buono, tanto che aspettete io vaglio con là, se noi amici miei chi lo sa se che pensa. Va bene, potete andare, ma ricordatevi che siete tutti sotto controllo e la casa è circondata, un passo falso e siete fritti. La casa è circondata, le porte sono bloccate e pure le finestre sia interne che esterne. Scusa, dottore, sì. Posso allontanare pure lì? Sa, alla cucina tengono un budino che a quest'ora sarà sbollito due volte. E qua tra, se venete pure voi altri, vi offro che cosa? Tenete una faccia stracca. Commissario, sì. Io stio sotto io basso a stura certe bottiglie. Vi dispiace se continuo? Prego.
Scusate, dottor. Mi spiace se vado un attimo dopo là. Ma vedete qui gli affamati ci hanno lasciato qualche tramezzino. Che con tutto sta muovendo mi è venuto una voce allo stomaco. Chiamo, le andiamo. Eppure vai frittata, babbora. E magari mentre che sei voce ci facciamo pure una bella partita. Ricordate però che gli sordi te gli so già da di prima. Aspetta, ma che vengo pure io poi. Mi sei seccato i guanini. Con permesso, dottor. Prego, prego. Dottor, se non ti dispiace, vai a vedere pure io quello che sei ben marito. Che se non io controllo, qui io chissà che è capace di combinare. E per oggi mi pare che è già successo abbastanza. Sì. Va. Ma. Boh. Sarà. E. Ma. Sei appuntato in me una cosa. Ma tu che ne pensi di tutto sto caso, eh? Ma che caso? Casino? Sì, dopo casino! Insomma, che ne pensi? A me mi pare tutta brava gente, pure se sono un poco sonato. Ah, se è per questo pure per me, mica no. Comunque, se la signora qui presente... Basta! Voletti fare, basta con questa signora qui presente, eh? Sono due ore che sta a scocciarmi con questa signora qui presente. Mi siete fatta una coccia tanto. Allora lei era cosciente. Ha seguito e sentito tutto? Yes, io ho sentito tutto! Io ho solo fingiuto, perché io sono loro voluti un poco spaventare, perché essi mi avevano fatto brutto scherzo con storie della Pru e della Pru nipotini. E il dottore? Io ho fingiuto pure con esso, tanto esso non capisce e non dolo. Scrivi appuntato. Sì, scritto. Allora, la signora conferma tutto quello che hanno detto tutti i suoi parenti. Certamente, io confermo tutto quello che ha detto miei parenti essere vero, ok? Allora, Armandino non essere Eufrasia e Christian non essere addolorata, ok? Understand? Ha capito? Giusto? È giusto, è tutto talmente così chiaro. Scritto appunto? Scritto? Semplice, no? Miei adorato parenti, vogliono bene a sua zia Eufred. Allora, tu devi capire che Armandine essere un uomo no con la barba, ok? E invece addolorata essere un quattrano, ok? Capito? Va buono? Chiarissimo proprio, Allora, mo che siamo chiariti tutta quanta la faccenda, no? Adesso voi firmate che non c'è stato nessun complotto di rapimento a scopo di sequestro e successiva richiesta di riscatto, sì? Come no? Miei adorato parenti, sì? Vogliono bene a sua zia Eufred, ok? Io sì, essere solo un poco incinuoni, perché io avessi dato a esso lo stesso i miei dollari, pure se massi. Fissacchiotti! Scrivi, appunta, scrivi. No, fissacchiotti, che storia di scrivi? Scrivi! Così, ecco, la signora firma su, listo. Così la finiamo con questa storia. Che me bozzi, non c'è gambe. Se ci ho capito che cosa. Tu, eh? Tu casi. Allora, firma signora. Ah, no. Come no? Come no? Cioè, scine. Io firmare, ok? Ma voi non ti netto dire ai miei parenti, perché io voglio continuare storia ancora per poco, ok? Come? Che sta qui, signora?
Allora, io voi tenete a dire ai miei parenti che io ho perduto la mia memoria, ok? E che io ho diventata alla Sacresi come una bambina giro tondo, cascai al mondo. Signor Anne, per carità, non mi fece leggere la goccia che già sta incontrando quel condome, ecco, vento. Allora, adesso lo sai che facciamo, signor? Lo chiamiamo tutti quanti i parenti che stanno loco, e gli facciamo venire tutti quanti, ecco, vento. Yes, okay. Intanto, faccia tutto quello che vuole, tutto quello che vuole. Ok, contenta? Io, ok, ma sì. Appunta, non ce la faccio più. Non vedo l'ora che sto caso finisce, così almeno mi piglio 2 settimane da fare. Pure io, 9 settimane e mezza. Allora che aspetti? Ti chiama, cammina, cammina, ancora ecco stai. Ma che male sono fatti? Cara sorelluccia me, come sta? Ti sei svegliata? Io so stare da tantissimo! Sì! Giro, giro, tondo! Ma che dici, zia Fra? Gli sa Luigino, tuo nipoto! Eh? E lui? Gli dice Carmenne! Te lo sei scordato? Carmenne, con la E! Gira, gira, tondo. La ciaccia, la ciaccia. Sì, io sono Christian. Insomma, la propria nipotina addolorata. Oggi è il compleanno mio, te lo ricordi? Zia, gli so Luciana, la moglie d'Armandino, il pronipote te, che non era Eufrasia, te lo ricordi? Gira, gira, tondo. Oddio, ma perché fa così? Io mi dico se l'hai detto che non era niente di grave. E tu stai creando ancora qui? Ma come facevo? Babberto, che se la signora qui presente, che se vostra zia non conferma la vostra versione dei fatti, io vi metto tutti in galera. No. Tutti quanti, tutti quanti. Luccia me, ti prego, dicelo, ma te lo ricordi da quando eravamo piccole e io che avevamo assieme tutti giro, giro, tondo. Quante zia, sono Carmelle, ecco, se non parli li prendiamo tutti in galera, la verità la sa solo tu, chi lo paga via si sverdoni che siamo innocenti. E non basta, ma io mi sono stufato. Ma che voi credete che io tengo tanto tempo da perdere, ecco, eh? Io mi schiaffo un galera e gli metto pure la chiave e così non se ne parla più. Anzi, no, appunto, fa la cosa, listo. Chiama tutti quanti i rinforzi e fagli venire tutti quanti, ecco, entro, che qui se ne sa pure una frega, veloce, aspetta, via, via, via. Aspetta, aspetta. Zia, la sta sentendo. Dicelo, dicelo, io commissario, che siamo brava gente e che non devono fare niente di male. Dicelo, solo tu ci puoi salvare. Sì! Gira, gira, tondo! E guarda che Cristiano gli portano all'istituto di un'educazione, ma ci pensi, poro guardano bene, la scuola, i compagni! E a me ci pensi, io vai a finire all'ospizio, se non mi mano prima di crepacare! È tutto per colpa vostra, sì, per colpa vostra e della bella idea che siete venuto di fare tutta sta commedia. Se gli eravamo detto le cose dallo principio, ma tutto questo non era successo. Che male ci stia se gli erano maschio. Se la Pruzia mi voleva bene, mi gli rimandano stesso i regali. Se no, che Pruzia è? Gli fosse venuto bene pure se non mi avesse rimandato niente. È tutta colpa vostra se sta male. Mannaggia pure i dollari. Giro, giro, tondo. La ciaccia, è lui. Che esito veloce a me. Io potrei lo ricordare a tutti quanti, che se a Cristiani gli nasce un figlio maschio, te lo scrivo subito, subito!
Commessa, sì? Aiutaci, richiamiamo il dottore. Facciamo che cosa per sta vora cristiana? Forse studiare lei barba è sesta buona, ripiglia conoscenza. Mi faccio una corsa se taglio barba. Com'è che si chiama? Barbon, barbon. Ma dimmi dai, donna, mi stai una lire, ecco. Babbo, vai, voli. Speriamo che molto tuo birbone, come si chiama questo, mi faccia buono la pulluccia per me. Giro, giro, tondo, casca di mondo. Zia, so che casca la terra. Carmelle, non ci vuoi stare pensiero, parla, di che cosa? Giro, giro, non ci sta niente da fare, non ci sta niente da fare, che siamo fatti di male? Non disperato, è su questo con barba. Ora, tu prendi questo che fa buona e rinvenisci. Oh, yes. Come ti senti? Comincia a ricordare? Isso Gianni, loro tuo parente dell'Italy. Tuo nipote, right? Mi accappi! Giro! Sì! Allora sta a fa buono! Bene lo cucetto! Fai che basta! Ammi lo cucetto pure a me, va! Ma non è che gli fa male, che è troppo forte tutto sto liquore! Facete piano, piano! Forza, così, così! Nero cucetto! Te senti un poco meglio, eh? Sì, chi so? Prova su, chi so gli? Che dolori, io non ricordi bene. Luciana, la moglie di Armandino Tecce. Luciano! Sì. Camborieri, chi non morti pure? No, la cameriera. Son Luciana, la mamma di Christian. Christian! Cani che scrive! Esattamente! Sì! Io sono Armandino, mio figlio di Carmine e Luigina. Tu prima è Eufrasia, eh? Eufrasia come io. Prima Eufrasia come tu. Però poi dopo te lo siamo spiegato che gli so Armandino, te lo ricordi? Te siamo detto tutto. Gli so Christian, il proprio nipotino te. Christian, tu Eufrasia, tu addolorati, proprio nipotina addolorata. Prima, mamma, te voglio bene, basta che guarisci. So Christian, ci capito? Christian. Proprio nipotino di Eufrasia addolorata. Sa Christian, fammi un bel regalo per il compleanno me. A dollari? A quanto io pagare? Fatto. Ma quali dollari? Gli voglio a te. Voglio che tu sta buona e che te riguarisci. Ma che me ne faccio degli dollari? Io non ho capisciato, Bonia. La porta. Gli voglio che te remitti. Voglio che io commissari ti appuntato se me ne vanno alle case secche. E voglio che ci perdoni di tutte le fesserie che ti siamo messe a credere. Oh, vorresti fare una festa solo per noi altri, per stare tutti assieme felici. Scusa pure per mamma, per nonna, per papà, che essi si vergognano e non sanno da dove cominciare. Scusa se non siamo capito che tu ci sei restituito bene lo stesso, pure se ci chiamiamo Armando e Christian, ma l'hanno fatto senza cattiveria, senza pensare alle conseguenze. Mi ci capito. Giro, tondo, casca il mondo. Come sa? Sì. Tu non mi servirai più. Io voglio rimanere con la mia famiglia, sì. Ok? Mia famiglia vuole bene a sua zia Eufred. Tu non mi servirai più. Famiglia! Scritto tutto, appuntà? Tutto. È solo quello che sono riuscito a capire con tutto sto facendo. Che si sono ritrovati, che si vogliono bene e che non si è morto nessuno. E che tutto è buono
Quello che finisce buono, giro, giro. Everybody, 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 ever